Buongiorno a tutti, dunque oggi ho qua un ospite. Vieni qua, abbiamo qua il marchese bianco-nero. Qua appositamente per il Qua video. appositamente per il Cioè, io video. adesso prendo, vado a casa dopo. Sì, basta, Sì, infatti. ho fatto solo C'è qua il letto 300 km. fatto per te, ma non ci 300 dormirai. km solo per fare un 300 video di chilometri per 10 fare il minuti. video e E basta, ecco. hai la monetizzazione? Io non Allora, ancora, il video va bene, quindi. no, perché dopo i 10 minuti puoi mettere pubblicità. E Quindi. vorrei, se superavamo i 10 minuti, mettevi ogni 30 secondi una pubblicità come fanno tanti. Ah beh, sì, però io non ho monetizzazione, quindi. Chi è che potrebbe. Beh, non diciamo nomi. Infatti, non facciamo nomi di tutti i video oltre i 10 minuti. Tra l'altro dietro col Santino è figo. Sì. Col Santino con Dio, sì, con Cristiano. Beh. Con Cristiano, sì. Quanto HD è il mio cellulare? L'hai visto? Sì, veramente. Tra l'altro il video lo stiamo facendo col Infatti tuo ho un profilo cellulare, qua, infatti quasi quasi uno sketch in diretta. si vede proprio la differenza col mio. No, Mio. beh, ma è tutto buono. Ma Sì, comunque. beh. Comunque. Vai. Argomento del video, i top e flop del 2019. Concludo l'anno. Tra l'altro si conclude anche il decennio, Si che ci conclude anche il pensavo l'altro decennio. giorno. Però qua non Sì, ci vorrei, sarebbe con calma ci troppo. penso da casa. Però Però allora adesso facciamo un gioco, io e lui. Decidiamo un top a testa, un momento top a testa e poi un momento flop a testa, cioè sul calcio in poi generale. partiremo Quindi, chiaramente sicuramente dal chiaramente prima di nostro. tutto la Juve e poi via via. Quindi qualsiasi roba che è inerente al calcio, Yes. noi ci spareremo un top Un e flop. top a Quindi è testa la e un flop a sfida testa. top e flop. Sì, chiamiamo una sfida Alla fine non questa. vince nessuno, Sì, però esatto. È un'amichevole, un vediamo quanto amichevole. Dai. arriviamo fin dove ci Allora, fermiamo. da padrone di casa ti lascio l'onore di cominciare col primo top, momento Facile, top. facile, ottavo scudetto consecutivo da Juventus è un top. Certo, record ampliato ancora. Quindi il record dei record per quanto riguarda l'Italia è direi che è il primo top del 2019. Vai. Ok, Juve Atletico 3-0. Spettacolo. Direi che non c'è altro bisogno di altro, nel senso, partita perfetta, Atletico annichilito. E, tra l'altro, l'Atletico che abbiamo riaffrontato quest'anno e abbiamo avuto difficoltà anche quest'anno a batterlo, quindi comunque l'Atletico non era così scarso come hanno voluto descriverlo alcuni l'anno scorso. E, insomma, è stata secondo me una partita veramente perfetta con Ronaldo sugli scudi, la classica, la famosa partita del Evviva il Re, no? Sì, è proprio quella, è da lì che nasce, mi Eh pare, sì, Evviva il Re. Evviva il Flop? Re. Flop. Flop, la tifoseria juventina nei confronti di qualsiasi persona di questo, dell'ambiente Juve. Cioè, proprio come il comportamento medio della nostra tifoseria. Credo sia il flop che quest'anno è venuto fuori Sì, particolarmente. sì, E sì, quindi sì. lo Hai metto come 19. ragione perché il 2019 secondo me è stato in due parti flop. Flop nella prima parte perché contro i giocatori, contro la squadra, contro tutto, quest'anno si è capovolto il pensiero di molti. Cioè, l'anno Sì. scorso avevamo la squadra pronta per vincere la Champions, a parte De Sciglio, Matuidi, Mandzukic, Allegri, eccetera, eccetera, eccetera. Quest'anno che è la squadra rinforzata, la colpa è dei giocatori, non è più del. Sì, si è invertito, vabbè, È proprio l'incoerenza l'incoerenza fa di. Hai da. ragione, quello è proprio un flop assoluto. E flop è dura. Vado un po' sul velenoso. L'atteggiamento Tra l'altro. societario della Juventus. A me ha dato molto fastidio il comportamento della Juve di Ti alcuni do suoi dirigenti. la mancanza di empatia, Esatto, cioè nel senso esatto. di essere empatici con l'altra parte, cioè proprio capisco chiaramente le situazioni aziendali, no? Che c'è un Sì. certo rigore, però il calcio è un po' diverso da un'azienda che produce scarpe, Cioè, c'è un diverso tipo esatto. di Sì. fidelizzazione e anche di rapporto umano che non è con la scarpa ma che con i giocatori. Esatto. Ad esempio, un'empatia che ho visto quando è andato via Massimiliano Allegri, grazie anche probabilmente al presidente Agnelli, cosa che Per non ho l'amicizia visto, che legava i due, esatto, però chiaramente. cosa che non ho visto, ad esempio, non solo con Mandzukic, ma in generale con. E che è un problema perché quando è così, è un problema di per sé. Paradossalmente, quando una società è fredda, quando deve essere fredda ci sta, però paradossalmente è troppo calda nei confronti di qualcuno perché è amico di, Sì. e in qualche modo va a personalizzare troppo quel rapporto, che è bello, per carità, Sì, però però. poi o tieni sempre quel tipo di standard, Oppure quindi o vai a ti. creare figli e figliastri, e questo non va Quello è, ma bene. non per allegranze, No, no, ma proprio tra è. l'altro aggiungo che nei vari comportamenti che non mi Forse. sono piaciuti, il post partita di Juve Lazio, Supercoppa, a me la Juve che due dirigenti come Nedved e Paratici Sì, vadano a gridare contro sì. l'arbitro in una partita che sinceramente non ho visto Avevamo perso anche testiarori. troppo poco, Esatto, non forse. ho visto tutti testiarori arbitrali, anzi. Sinceramente, se c'era rosso, c'era anche un rosso per Matuidi.
Ecco, quindi io sinceramente questa cosa a me non Non piace, è non è da nemmeno. Juve, ecco, mettiamola così. Top. Top. Sinisa Mihajlovic. Tutto mentre partirebbe da un flop, che è l'altra malattia, ma credo che alla fine, per come ha reagito e per come ne è uscito, andando fuori dal mento Juve, ma credo che sia stato un po' un simbolo del calcio nostro e soprattutto come testimonia di una lotta che in tanti sicuramente sono a fare. Sì. Quindi, per me, Sinisa Mihajlovic, per come ha gestito tutto quanto, dal punto di vista pubblico e anche poi il suo personale, è il Ha dato un top, bel il messaggio, più grande effettivamente. top di questo anno, del calcio italiano perlomeno. A te. Assolutamente. Il Liverpool di Jürgen Klopp. Credo che stiano rasentando la perfezione in Top, flop e quest'ultimo clop. top flop e Klopp. Sembra veramente Flop e un. No, clop, clop. veramente Klopp e il Liverpool ha fatto una stagione che, cioè, molti giustamente viene ricordato. Questo è un massaggiatore, vedi, questo qua Infatti. lo passi dietro Ah, e. cazzo, continua. Ok. Niente, dicevo che tutti si ricordano la Champions, il Mondiale per Club, la Supercoppa Europea. Tra l'altro, nessuna squadra inglese aveva mai vinto i tre trofei nello stesso anno. Questo non lo sa nessuno, lo sanno in pochi, però neanche il Manchester United è mai riuscito a vincere i tre trofei. Ma bisogna dire che lui ha perso la Premier facendo 97 punti, mi sembra, col City che ne ha fatti 98. Quindi, comunque, la stagione del Liverpool è stata pazzesca. E lui, Jürgen Klopp, ci ha costruito veramente una squadra. Veramente forte, perché se l'è costruita lui, prendendo, a differenza di altri allenatori, una squadra che veramente era allo sbando e costruendo piano piano, tassello dopo tassello, veramente una squadra tosta, tosta, tosta da affrontare. Eh beh sì, eh sì. Passiamo al flop. L'escalation d'odio nei confronti della Juve di quest'anno. L'escalation perché va avanti da anni, ma Sì, quest'anno non è che quest'anno. sia affievolita, anzi si aumenta, Sì. complice poi il fatto di Sarri, il fatto di quindi anche un cambio allenatore ex. Vuoi il continuare a vincere per molti viene vista come una sofferenza propria, che è anche comprensibile, però poi chiaramente la reazione che hai nei confronti di questo evento che... Quindi l'odio è sempre, ma personalmente, precisamente in quello che è il nostro. Sì, esagero, veramente, questa cosa quest'anno si sta sentendo ancora di più, che porta addirittura all'unione di diverse tifoserie nell'odio Sì, ormai comune, cioè c'è chi ormai ti fa c'è. Juve e chi non, e chi ti fa Sì, 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 contro, sì. cioè Col non fatto c'è. poi quest'anno, a differenza dell'anno scorso, non c'è la terza, cioè c'è un distacco tra. C'è la Lazio, però non è sentita la Lazio, cioè fosse stata il Napoli a forza della Lazio magari avrebbe portato via più energie di tifo, diciamo. Sì, Invece sì. quest'anno c'è proprio o tifi l'Inter o tifi la Juve, perché gli anti-juventini tifano tutti l'Inter. E gli juventini appunto tifano la Juve, quindi Proprio così, questo. è così. A te il Allora, il flop. flop, io qua dico, visto che ho detto una squadra, ne dico un'altra, il Napoli di Ancelotti. Vabbè, sì. Preso per vincere, è stato assolutamente detto da molte televisioni che era il Cristiano Ronaldo di Napoli, che avrebbe Sono il risolto, vostro Cavani, sì, anzi. avrebbe risolto tutti i problemi del Napoli, Carlo Ancelotti, ma in realtà ha portato a casa meno trofei, anzi non ha portato a casa nessun No, ha fatto trofeo, peggio anche dal punto di vista di peggio anche quanto. di questione di punti, e erano Ancelotti da allenatore, non faceva un'avventura senza vincere trofei dai tempi del Parma, che è stata una delle prime squadre che ha allenato, quindi Prima ancora dei noi. sì, esatto, perché con la Juve ha vinto comunque l'Intertoto, con il Milan ha vinto quello che Sì. doveva vincere, cioè dalla Juve in poi è la prima squadra con cui Ancelotti non vince nulla. Neanche una Coppa Italia per dire che No, non è no, che ci no, voglia niente, chiaramente il niente. campionato è un Cioè, po'. rendo l'idea, Inzaghi, che è molto sottovalutato, comunque ha vinto tre trofei con la Lazio, quindi. Sì, alla fine la Lazio è quella che ha vinto di più. Sì, Dopo di esatto. noi. Cioè. Passiamo al Top. top. Il top, il calcio femminile in Italia. Juve e anche non Juve, perché anche l'Italia ha fatto un signor mondiale. Proprio il movimento Movimenti in Italia, calcistico. perché comunque è nato, cioè ufficialmente è nato da 20-30 anni, però il livello che sta assumendo è dal 2018 in poi, praticamente. 17, Sì, probabilmente. l'entrata della Juve ha aperto molte altre squadre della professionistica. In realtà la prima entrare delle nuove è stata la No, Fiorentina. chiaro, chiaro. Però poi E, a livello no, anche mediatico. perché la Fiorentina il tronco principale è lo stesso, ma sono due ragioni sociali diverse. La Sì, è Fiorentina vero. maschile è ACF Fiorentina, la Fiorentina femminile è SSD Fiorentina Invece Women. noi siamo, no? La Juve è Stessa tutt'uno, il Milan branca. è tutt'uno, l'Inter è tutt'uno, la Roma è tutt'uno, il Sassuolo è tutt'uno. Però piano piano si stanno molte altre, come posso dire, unendo la squadra maschile.
secondo me arriverà anche la Fiorentina a fare questo passo. Sì, è proprio così. Ma sicuramente negli ultimi 2 anni si è visto veramente, quei 2 anni e mezzo, Un'escalation un'escalation positiva in questa lega. incredibile, e si vede anche tra il passaggio dalla Lega Nazionale Dilettanti alla FIGC Calcio Femminile, quindi già un'altra, questo è un'altra, un altro, come posso dire, Step. step importante proprio per il movimento. Quindi Sì, proprio così. Mi spari un altro top, poi hai due flop e poi finiamo il sì, panorama ecco, un italiano. altro top, vado controcorrente, la Juve Under 23. Perché top? Perché ha permesso a tantissimi under 19 di debuttare nei professionisti, Cosa Serie C. che prima non era possibile. Se la Juve Primavera quest'anno è agli ottavi di finale per la prima volta della sua storia in Youth League, lo deve anche l'Under 23, perché molti giovani hanno fatto esperienza lì. La Serie C è uno dei campionati più difficili che ci sono in circolazione, perché è un campionato fisico pesante, tosto. E quindi questo assolutamente, secondo me, è un passaggio in avanti. L'anno scorso poi, complice un campionato vinto molto presto, ci siamo trovati anche tanti giovani debuttanti in Serie A, quindi Gozzi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la Juve, secondo me, sta gestendo molto bene l'Under 23. Peccato che non ci sia qualcuno dietro ad aiutare questo movimento. Per qualcuno dietro intendo altre società che Ah, è seguono chiaro. l'esempio. Altrimenti sì, poi non si è abbastanza. Ultimo due flop. Gli ultimi due Beh, ci flop. pensiamo un secondo, poi magari tagli. Sì. Ultimo flop per me, il Milan, che Sì. riesce a essere flop di se stessa già da flop, la flop che è partita. Cioè, nel senso Sì. che è da anni che sta andando male, Peggio, ma peggio del riesce a solito. peggiorare ogni anno in più. Sì, Quindi è vero. l'escalation, in questo caso per un'escalation con direzioni diverse. Sì, sì, Quello del sì, sì. Napoli è stato un evento perché prima andava bene, adesso va male, Il Milan invece è in però. costante E riesce a peggioramento. non Adesso, a meno che convincere. Ibrahimovic non Vabbè, cambi il è trend, 2020, sì, che però è già lasciamo 2020, 2020. effettivamente. 2019 è proprio un flop perché comunque mai visto una roba del genere con un esonero all'inizio, cioè, non si capisce nulla. Credo che sia il flop più No, no, grande rispetto a un quello che è il mercato nome confusionario, non ti dirigenza che non secondo me non è all'altezza, Maldini e Boban, secondo me non sono all'altezza e questo va a rimarcare quanto ho detto sul discorso che non tutti i dirigenti lo Certo. diventino anche pur essendo stati ottimi, anzi, il giocatore più forte forse del mondo, Maldini per il suo ruolo, però Certo. non è che sia. Sicuramente uno dei migliori terzini della storia, sia Non per, e nazionale che vale anche per internazionale. gli allenatori, voglio dire, nel Sì, senso sì, sì, che sì. tanti allenatori sono tipo Mourinho, grandissimo allenatore, ma era una sega Sì, atomica. no, beh, Quindi sì. infatti, se prendiamo i migliori giocatori, Maradona, Pelé, Platini, non hanno mai allenato. Maradona, perché Pelé non, però Maradona ha cacciato nulla, zero. No, Platini ha capito, è stato furbo, ha fatto altro. l'unico forse che è riuscito a fare entrambe le cose sono Cruyff e Zidane. E Zizou, sì. Anche se adesso vogliamo vedere, Sì, cioè. infatti, Zidane adesso il compito ce l'ha più arduo Rispetto a adesso, quello di mentre quell'anno Cruyff fa. comunque ha fatto anche l'innovatore Sì, no, quello come sì, è vero, vero. Dai, l'ultima flop, allenatore. Allora, l'ultimo flop è un Telono. po' particolare. Ah. La gestione del campionato italiano primavera. Ok. Allora, quest'anno c'è stato un innalzamento dell'età dei giocatori del campionato primavera. Quindi da 11 e mezzo a 12. No, scherzo. No, quindi da 19 a 21. Allora, io Ah, ok, sì. sono convinto che se tu a 21 anni sei ancora nel campionato primavera, c'è qualcosa che non quadra. Perché Tra sì. l'altro, fuori quota, te parliamo di 21 con metà base, poi ci sono i fuori quota Eh no, perché vanno che su. vanno su a 23 anni anche. Eh? Cioè, faccio un esempio: Musa Barrow gioca nel campionato primavera. Io dico un giocatore che dovrebbe essere già nel giro della prima squadra, che Che è ancora là, è ancora probabilmente. La là. Ecco, domandina me la farei forse lui. apprezzo di più la gestione della Juve, Con cioè che l'Under io mi 23. faccio l'under 23, faccio debuttare di 19 anni in under 23, In una sezione già professionistica. è il campionato primavera. Chiudiamo i rubinetti, già a 18 anni tu devi essere, diciamo, pronto per il campionato primavera. La Juve ha tanti giocatori sotto categoria, eh. Sì. Cioè, la Juve ha tanti giocatori che hanno partecipato al campionato del mondo under 17, 2 mesi fa. C'è Pablo Pablo Moreno, c'è, Escobar. sì. No, Dragusin, veramente, cioè, Amada, cioè, Amauri. sono, Amauri un pochino più vecchio. Ne ha 38. Ah, però ecco, questa gestione del campionato primavera che hanno fatto, già hanno compresso col girone unico, secondo me è stata una boiata, perché tu non hai il modo di crescere, ti trovi subito in una realtà dove devi vincere, perché poi alla fine Sì. cioè, devi vincere per forza, perché sennò non va bene, cioè basta vedere sui social, se la Juve perde 5-1 con l'Inter o con l'Atalanta, subito chiedono la testa dell'allenatore, poi magari non si chiedono perché hai perso. Così, Sì. proprio per una questione di progetti.
La Juve, secondo me, avrà pro progetto della Juve avrà benefici sulla crescita dei giocatori. Le altre non lo so, sinceramente, se riusciranno a trovare dei giocatori all'altezza di certe situazioni. Bene, Ci sta. ci sta. Che cosa Vedo finiamo? che siamo andati oltre Ma sì, tantissimo, dai, infatti. tagliamo un pochino. No, non tagliamo niente. Vabbè, c'è un po' la pausa Sì, mia, c'è la dai, pausa, basta. sì, va bene, dai. Ragazzi, Adesso. vi salutiamo. Ringrazio ancora il Marchese che è venuto a farmi visita. Bellissimo il Marchese, veramente. Sembriamo una bellissima coppia. Gay. Tra l'altro abbiamo anche Si la... vedeva i gay che sono fissati con il pelo, tipo. Sì, infatti, siamo tutti due con la C'erano. barba. Sì, infatti. Non me la sono tagliata, ce l'ho per Di stamattina. proposito, Domani taglia. Domani, domani sera dopodomani. però, Sì, domani bene, ma sera. dopo domani, che col carne, sì. Beh, ragazzi, vi salutiamo e prossimo video miei e del Marchese Bianconero. Però facciamola sul video. Te dici la frase, io. Ah, beh, certo. Ci vediamo col prossimo video. Ciao a tutti. Ciao da. Aspetta, quella. Ciao! No, devo dire. Ah, già, è vero, Vabbè, già, hai facciamo. ragione, hai ragione. Life is a matter of black and white. Motherfucker!